Allora, da stamattina che siamo a metà dentro, metà fuori, diciamo, no? Perché nel senso che i licenziati, 26 licenziati, metà di loro è rimasto dentro al cantiere, barricato su i balli della plastica a un'altezza di circa 6-7 metri, e l'altro metà, che non ha potuto andare sopra, è stato portato di peso fuori dei cancelli, usando la forza pubblica, perché è da stamattina che circa una cinquantina dei de poliziotti, carabinieri, Digos, sono arrivate la mattina presto con l'intento ovviamente di sgomberare. Il dato di fatto fondamentale in questo momento è che lo sgombero non è stato fatto. Perché dei lavoratori, anzi metà dei lavoratori, lavoratrici licenziati, sono ancora dentro al cantiere. La polizia ha scortato dentro anche il presidente della cooperativa e il suo staff, che sono ancora dentro. Questa è la situazione attuale di una vicenda che dura ormai da circa 2 mesi. È nata proprio da varie decurtazioni sulla busta paga, che ha comportato l'avvio dello stato di agitazione, poi il picchetto dal 9 dicembre, che è diventato occupazione dal 22 dicembre, a fronte come risposta a licenziamento in tronco di 26 persone. Questo è quello che è la situazione alla NEC, gestita da Libera, una delle cooperative mafiose con cui abbiamo avuto a che fare anche su altri vari posti.